Se è la prima volta che vedete un mio video non lo sapete, ma se siete qui da un po' sicuramente sapete che io non sono per niente tradizionalista, anzi sono un po' matta e mi piace fare cose nuove e sempre moderne, motivo per cui oggi il video sarà un po' strano, ecco, un po' fuori dalla tradizione. Parleremo di pasta, ma non nella solita versione che tutti conosciamo e apprezziamo e facciamo, ma in una versione un po' più creativa, diciamo così. Anche e soprattutto visto questo periodo un po' freschino in cui si ha più voglia di cose goduriose, golose, insomma, poi ho capito che voi siete golosi come me, ho deciso di farvi una ricetta di pasta dolce, veramente, veramente goduriosa, buonissima. Praticamente il dolce che non sapevate di volere, di cui non sapevate di aver bisogno, ma da adesso praticamente vi serve, lo vorrete sicuramente. Vi presenterò una versione, una variante che si può fare di pasta dolce nel momento in cui vogliamo proprio stupire gli ospiti e fare una pasta diversa e un dolce diverso, qualcosa che proprio confonda, stupisca e poi conquisti ovviamente con il gusto. Però ovviamente ci sono anche altre migliaia di ricette che si possono fare. L'obiettivo, il punto è proprio andare oltre i nostri confini e schemi mentali e pensare che quello che facciamo solitamente nel salato, la pasta, si può fare anche in versione dolce con le opportune correzioni, gli opportuni accorgimenti. Quindi adesso rivediamo insieme, io sono sicura che vi strapiacerà e ovviamente dovrete provare. Tra l'altro questo piccolo contenuto sta anticipando qualcosa di molto più grosso che sta arrivando e che ha a che fare con uno dei miei videocorsi. È nell'aria da un po', quindi insomma siate attenti prossimamente, perché se vi interessa la pasta fatta in casa, ottimizzata peraltro con i tempi d'oggi, frenetici e tutto il resto, potrebbe esserci qualcosa in arrivo che vi interesserà. Ogni segno del tuo passaggio sarà super apprezzato. Lascia un like se il video ti piace, scrivi un commento se hai domande o vuoi dirmi la tua, ma soprattutto iscriviti al canale se non sei già dei nostri e attiva la campanella notifiche perché ogni settimana pubblico video a tema cibo, a volte anche viaggio. Se è la tua prima volta qui e non sai chi sono, mi chiamo Carlotta e sono una cuoca di professione. Lavoro a domicilio, ma anche online. Ho una scuola di cucina online con corsi on demand per tutti e creo video per il settore food. Se vuoi saperne di più su di me, sul mio lavoro e sui miei corsi, leggi tutto qui sotto nella descrizione del video, quindi sotto al titolo. Iniziamo a preparare la pasta. In questo caso una pasta al cacao, in cui appunto c'è un bilanciamento tra la farina e il cacao e le uova si usano come in una normale ricetta della pasta all'emiliana. Ve la faccio vedere a mano perché può essere utile anche per chi non ha l'impastatrice, ma poi in realtà se avete l'impastatrice va benissimo usarla. Parto sempre dalla farina che dispongo sul piano, vado ad aggiungere le uova già miscelate all'interno, al centro. Con la forchetta inizio a inglobare la farina dai bordi. Dopo la forchetta passo al tarocco e uso questi due strumenti per non avere fin da subito le mani tutte appiccicate e poi perdere un sacco di impasto nel lavandino. Quando poi l'impasto prende abbastanza consistenza passo alle mani e ovviamente gli devo dare una forma. Può essere necessario aggiungere un pochino di farina o un pochino di acqua a seconda del tipo di farina ed eventualmente della grandezza delle uova. Quindi se serve aggiungetele senza però esagerare perché poi bisogna recuperare ed è un cane che si morde la coda. Quando l'impasto è liscio e omogeneo e mi soddisfa posso andare a coprirlo con pellicola a contatto oppure un sacchetto oppure metterlo in un contenitore ermetico. Lo metto poi a riposare per l'immancabile riposo che deve fare la pasta prima di essere stesa. Nel frattempo preparo il ripieno. Siccome siamo nel contesto di una ricetta dolce e anche piuttosto golosa, ho scelto un ripieno bello goloso. In una ciotola metto del mascarpone, ma può essere anche ricotta o altri formaggi non salati a vostro piacere. Aggiungo dello zucchero, nel mio caso zucchero di canna, che può essere anche zucchero bianco se volete miele, quello che preferite. E poi l'ingrediente che per me rende tutto speciale, della pasta di nocciole o burro di nocciole, che in pratica è una crema ottenuta con le nocciole frullate, il 100%. Non c'è aggiunta di zucchero, non ci sono altri ingredienti, non c'è latte in polvere. Quindi non parliamo ad esempio di crema di nocciole che si compra al supermercato con marche molto conosciute, ma parliamo proprio di pasta di nocciole. Metto il composto in un sac à poche e lo tengo pronto in frigo per farcire le caramelle. Passato il tempo di riposo vado di stesura, in questo caso uso la macchina, in realtà io uso quasi sempre la macchina, ogni tanto però faccio anche a mano. Va bene la nonna papera con la manovella, va bene un accessorio dell'impastatrice come nel mio caso, oppure il mattarello.
Prepariamo in ogni caso la pasta, la andiamo ad appiattire leggermente e eventualmente la dividiamo in pezzi se è una quantità, insomma, importante. Tiriamo la pasta abbastanza sottile perché dovendo fare un raviolo non vogliamo né che sia troppo spessa e soprattutto che non diventi poi callosa. Io la tiro praticamente agli ultimi livelli della mia macchina. La cosa positiva dell'impasto al cacao è che tende a essere abbastanza plastico e quindi è molto facile da tirare. E direi che si veda, guardate che meraviglia che è questa sfoglia. Una volta tirate le sfoglie andiamo a dividerle per fare le caramelle. Utilizzando una rotella liscia e una zigrinata, perché uno dei due lati dovrà essere liscio, quello più lungo, e i bordi zigrinati, però ovviamente ognuno può fare quello che preferisce, tagliamo dei quadrati da circa 5x7, se come me le fate abbastanza piccole, altrimenti anche 7x9 o 9x11, insomma giù di lì. Scegliete voi la dimensione che preferite, se ne volete mettere solo due o tre nel piatto, oppure se come me volete proprio simulare un piatto vero e proprio. A seconda della dimensione poi cambierà anche la quantità di ripieno. Io per mettere giù il ripieno sulla sfoglia uso praticamente sempre i sac à poche, ma vanno benissimo anche i cucchiai se siete più comodi così. Dobbiamo dosare bene il ripieno affinché sia di una quantità giusta, altrimenti non si riescono a chiudere le caramelle, ma neanche poco, perché le vogliamo belle piene, non le vogliamo praticamente tutta pasta e poco ripieno. Messo il ripieno si va di arrotolo. Io mi do sempre una tecnica quando faccio queste cose, prima faccio il primo passaggio per tutti e poi do l'ultima piega, la chiusura a tutti insieme. In questo caso preparo tutti i rotolini prima, li tengo da parte e poi vado a pinzarli per fare le caramelle. Si prende quindi il rettangolino con il ripieno e si arrotola sul lato più corto, partendo da un'estremità arrivando all'altra. In teoria con le dimensioni che vi ho dato dovrebbero chiudersi perfettamente, senza fare troppo spessore, quindi senza fare troppi giri di pasta, ma senza neanche far fuori uscire il ripieno, a meno che non abbiate messo un quintale. Se poi ne mettete poco, ovviamente diventano minuscole e si arrotolano molto di più. Una volta fatto il rotolino della caramella, si fa poi la chiusura laterale, contemporaneamente con tutte e due le dita per essere abbastanza precisi. In pratica si preme prima verso il basso, dopodiché si pinzano i bordi. Forse è più facile da far vedere che da spiegare, quindi vi do qualche dimostrazione. Non vi preoccupate se fuoriesce del ripieno, è piuttosto normale con un formato come questo. L'importante è che le estremità siano ben pinzate, quindi che il raviolo, la caramella, sia effettivamente chiusa. Se proprio avete il terrore della fuoriuscita del ripieno, fatele meno piene, però insomma si perde un po'. Man mano che realizzo le caramelle io le metto su un vassoio e poi le preparo per il congelamento, a meno che io non abbia tempo per farle subito, per cuocerle subito, allora comunque le tengo su un vassoio e mi preparo poi per cuocerle. Di tecniche di congelamento, modi più intelligenti per farlo, per non sprecare e per non fare errori, ne parlerò sicuramente nel corso in uscita sulla pasta. Come in una canonica pasta preparo il condimento, in questo caso dei frutti di bosco semplicemente spadellati. Ho girato questo video fuori dal periodo di raccolta classica dei frutti di bosco, quindi ho usato dei frutti di bosco congelati. Ho messo un cucchiaino di burro nocciola in padella, quello che vi ho fatto vedere nel video sui cookies. Ho aggiunto i frutti di bosco, un cucchiaino di zucchero di canna e li ho fatti andare per alcuni minuti. Intanto ho messo anche a bollire dell'acqua, in cui non ho messo il sale come si fa solitamente per la pasta, ma ho messo dello zucchero, praticamente in uguale quantità del sale. A bollore ho buttato le caramelle e ho aspettato che venissero su. Le ho poi scolate e messe direttamente in una ciotola con un cucchiaino di burro. Ho aggiunto anche un pochino di sugo di frutti di bosco, emulsionato ed erano pronti per essere impiattati. Li ho impiattati ovviamente con i frutti di bosco, un pochino della salsina fantastica che si è creata tra frutti di bosco e burro. E poi nel piatto ho completato riprendendo il contenuto del ripieno, quindi mettendo un po' di nocciole tritate. Poi se siete super golosi e volete completare il piatto un po' come se fosse un piatto di pasta, potete dare una grattugiata di cioccolato bianco che simulerà un po' il parmigiano, quindi proprio effetto scenico garantito.
Direi che le immagini parlino un po' da sole, a me strapiacerebbe farvi sentire il profumo e soprattutto il sapore di questa pasta, perché davvero è qualcosa che non ti aspetti, che ti manda un po' in confusione da quanto è buono e quanto è strano pensando a come solitamente si mangia la pasta. Merita di essere provato. Se siete un po' matti, creativi come me, sono sicura che questo weekend sarete già in cucina a provarlo. Se siete un po' più tradizionalisti, non storcete il naso, perché ha il suo perché e soprattutto non è niente di, insomma, contro le leggi della cucina, anzi, ben venga a sperimentare, divertirsi, andare un po' oltre. Quindi se vorrete provare, che siate tradizionalisti o creativi, io sarò contentissima. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video o l'idea, insomma, se avete trovato qualche spunto interessante. Io vi leggo stravolentieri nei commenti e rispondo sempre, però vanno bene anche dei like, che ne so, iscrizioni al canale, fanno sempre super piacere e mi spronano ad andare avanti. Detto questo, io vi saluto e vi ricordo di stare ben sintonizzati se vi interessa l'argomento pasta fatta in casa, perché c'è qualcosa che bolle.